I'm NASA Associate Administrator for Science, Thomas Serpukhin. NASA. Thanks to NASA. We look forward to working with our partners and apply flight-proven expertise to design, develop, and operate a lunar lander to the moon's surface. We continue to value our relationship, and we'd like to thank NASA. La seconda fase consiste nel credere. Credo. Ora, un'osservazione che ho sentito fare da chi non crede alla forza di gravità, un'altra affermazione divertente da fare in questi anni, però ecco, la risposta risiede nello strumento stesso. Terrapiattisti, antigravitazionalisti, non so come chiamarli, dispositivo di erezione. Grande problema affliggerebbe non ci fosse. Dispositivo di erezione. Ora, qualcuno potrebbe affermare che io abbia creato ad hoc o abbia spiegato l'esistenza di un dispositivo che non esiste. Potete sempre visionare. Ora, veniamo a un esperimento abbastanza divertente, molto ingenuo, l'utilizzo di una livella. Ora, si ipotizza che siccome la Terra dovrebbe essere sferica, la gravità, ma evidentemente non potete dimostrare che la Terra è sferica in questo modo. In conclusione vorrei spendere proprio due parole per quanto riguarda la Terra piatta, i terrapiattisti e pseudoscienze su internet, queste persone di queste teorie. Bene, secondo me, veramente, secondo me culturale fa sì che chi le cose le sa perché le ha studiate, perché appunto aveva studiato, sensazione, perché una sensazione secondo me non è una verità, c'è la sensazione che ogni persona potenzialmente è una persona acculturata, che abbia una grande cultura, ma questa è un'apparenza, bisogna studiarlo e usarlo un po' a sproposito. Tutti quanti possono accedere a Wikipedia, che è una cosa meravigliosa, e ripetertela a pappagallo senza aver realmente compreso quello di cui si sta parlando. E quindi ha capito la verità. E loro ci credono veramente, cioè io non credo davvero che loro ci credano. Un'opera più psicologica che culturale, cioè tutti sanno tutto. Io mi sento un po' elitario, mi sento un po' emerso da questa fanghiglia che in realtà mi costringe a uno stato che io ritengo basso. Ecco, questo è un gravissimo problema. Cioè, un terrapiattista, la violenza con cui loro argomentano questa teoria, la verità però è che TG2 storie, un'anticipazione, vediamola insieme. Lanciata la prima missione spaziale per rimuovere i tanti detriti nello spazio. La questione spazzatura esce ormai dai confini del nostro pianeta e tocca anche lo spazio. Sono 23.000 gli elementi in orbita e di essi solo una piccola percentuale è attiva e consente di monitorare la Terra. Il resto forma un anello attorno al pianeta che può causare problemi sia di caduta verso il basso. E buonasera. Problemi di caduta verso il basso. Della fake station o dei detriti. Allora, Conte ha detto che sono qualche migliaio, però lui parlava di oggetti senzienti, sempre per ipotesi, perché abbiamo delle foto che sono tristissime. Anzi, andiamole a vedere subito. Ma proprio subito. Questo è satellite spazio. Dato che sono migliaia, si vedrà un cazzo di altro satellite. Ripeto, perché queste cose sono dette, stradette mille volte. Questo qua, per esempio, no? Lui va nello spazio. Ma c'è il problema detriti di cui torniamo a parlare. Sia la tenuta della Stazione Spaziale Internazionale. L'Agenzia Spaziale Europea ha deciso di muovere guerra ai detriti cosmici con la missione Clear Space a partecipazione internazionale con un investimento di 120 milioni di euro. Come? Cosa ha detto? Perché guarda una luce qua, no? Sono di cazzo.
eccoli, un po' meglio. 120 milioni di euro, no? Dovrete pagarli voi, ovviamente, no? Verrà, perché è l'Agenzia Spaziale Europea, questa non è più NASA, per spillare soldi anche a voi. Euro. Nel 2025 una sonda braccia robotiche, razzo lanciatore Vega, detriti rimasti a vagare in orbita attorno al pianeta dallo scorso 2013, se il test di recupero riuscirà. Cioè non c'è un cazzo di immagine vera, c'è quello con qualcosa che sarà si un esempio per le future missioni e gli spaziali potranno recuperare i pezzi di satelliti. Loro cosa fanno? Prendono il PNG o fanno green screen sul nero e ci incollano sopra quel cazzo che vogliono. Praticamente è una cosa vergognosa, perché qualsiasi cazzata si può fare, anche questo che hanno mostrato un attimo fa, questo della Terra, questo qua è vergognoso. Se il test di recupero riuscirà, questo qua ancora di più, però sotto loro ci mettono la Terra che gli pare. Una volta è questa, una volta è questa, quella della scuola, attaccata sul muro. Spaziali. Una volta è questa, quella che fanno finta di essere loro che vanno in giro. Potranno recuperare i pezzi di satelliti, lasciando finalmente libera la strada verso la Luna o per Marte. Un po' di dati. This is some of the debris currently orbiting planet Earth. We are a floating grave. Allora. 16.300 oggetti più grandi di 10 centimetri. Adesso io non so, non credo che sono fermi questi oggetti, no? Perché non esiste niente di fermo, no? Quantomeno orbitano. Se orbitano fermi, facciamo finta, si beccano la stazione spaziale Fake Station a 28 miglia all'ora. Quindi loro beccano la stazione spaziale contraria, no? Perché loro sono detriti, già, che cazzo gliene frega, non si rompe niente. Però neanche sugli stracci della stazione spaziale non si rompe niente. Non c'è un taglietto, non c'è niente. Questo è venuto benissimo. Così dovrebbe essere, pieno di schifezze, perché l'anello centrale c'è pieno, fisso così proprio. Ciao Massimiliano, bei commenti. Ciao PC, addirittura 881, come la legge dei diritti umani. Andate a vedere la legge 881 del 1977. L'Italia ci ha messo 11 anni per capire che doveva recepire i diritti umani. Poi invece di recepirli, cosa ha fatto? Ha fatto un documento infinito di 80.000 miliardi di pagine, quando invece i diritti umani ne hanno 20. Ciao Matteo. Però ci sono anche oggetti microscopici. Because the Soyuz is on a lower orbit, it will travel faster than the station. Therefore, the Soyuz uses this. Tutto questo senza detriti. Andiamo avanti. Facing orbit to catch up with the ISS. Depending on whether. Ah sì, per chi fosse interessato, ho trovato il modo di condividere l'audio. Non si sente benissimo, però si sente. E si fa nella seguente maniera: invece di fare condividi audio, si fa condividi Opera Page. Io uso Opera, no? Però la tab del browser che volete, dedicate una, con quella stessa tab ci cacciate dentro un MP4, un MP3, suona uguale, fa la stessa roba che fa sul player del Windows, differente, no? E quindi da là ti fa usare, questo qua infatti è un file che ho io e l'ho messo dentro nel browser e ho condiviso il browser. Niente male, fanculo. Loro e i suoi cazzo delle modifiche, perché da un giorno all'altro di colpo non si può più condividere gli audio. Ma the long or short rendezvous approach is cioè loro used, the Soyuz will aspettano, no? Infatti non hanno fretta, aspettano in orbita finché il momento di collegarsi con la velocità giusta. Però nel frattempo ci dimentichiamo completamente
Meanwhile, the crew haven't just been enjoying the views and weightlessness. Nessuno mai ne parla. They've been busy with leak checks and making sure systems are performing nominally. Sì. Then they issue the command for docking. Cioè loro non manovrano un cazzo, guardano che vada tutto bene, tutto quel computer fatto. Anche questo, no? Questo qua. Dico, ma porca madonnizza, perché è fatto di stracci? Ma no, non c'è un detritino che romperà il straccettino? Non c'è niente, non esiste niente. Cioè, nel senso, perché fai il video del Space Debris su Rai 2 dicendo che è a clean space, eccetera? Perché lo fai? Non farlo. Probabilmente i fan agguerriti della NASA, quelli che bevono tutto, non vedono l'ora di bere, pronti con le live. Uno dei 12 che sta guardando in questo momento il live della NASA, penosi, loro che scrivono, gli scrivono, no? Fa un video su quello. Allora loro fanno, cesso spaziale, loro fanno, non penso che hanno sentito me. Casualmente è successo appena dopo che ho chiesto dove cagavano. Extension, in advanced preparation for the final docking sequence. Io chiedo in generale, no? Dopo. So you're completely on yourself. Sì. So it's actually a nice time for the crew because you cannot be disturbed. Bel momento. Nobody can give you tasks. You can do whatever you want. Ottimo. A parte cagare, pisciare. Luckily for the astronauts, non possono neanche muoversi. The orbital module or living compartment is equipped with sleeping bags, food and a toilet. Come cazzo usano il toilet che hanno quella roba? Visto non riesce neanche a passare attraverso dove c'è in teoria quello è l'abitacolo, no? Ma come cazzo si permettono di dire ste stronzate? So here we are in the Soyuz. This is what we call the VO. Sì, momento, lei non ha la tutina che invece loro sempre hanno. Living compartment with the boy Unsec in Russian. It also has a little bathroom. Lì it's bathroom. Not as good as the other bathrooms. La puzza, perché non parlano della puzza? Cioè, ma cazzo, ma quando uno va in cesso, ma aprirà la finestra, dopo la lascia chiusa la porta, tutto chiuso. Cioè, voi cosa fate? Scrivetemi là, per favore, cosa fate quando andate in cesso? Aprite la finestra? Sì o no? Ah, io aspetto, 14, almeno 3 mi diranno qualcosa, no? Che cazzo vuole questo? Ah sì, perché vuole essere aperto. Ancora. Se io ho capito. Vabbè. Allora? Ecco. Loro cagano in questo piccolo spaziettino qua, ha detto lei. It has drinking water in it if we need something. E di là c'è l'acqua potabile. Orbital transfer. And the final rendezvous maneuvers, the astronauts return to their seats. Ritornano ai sedili. Cioè, si è alzato di mezzo metro, ma come fa a pisciare, a cagare qua? Per quello hanno la lampo sul cazzo, perché così possono cosa? Che è là, tutto davanti, cosa? Si cagano davanti agli altri due, a un mezzo metro. Ma di che non c'è il cesso, è meglio. C'è la bottiglia, come nel camionista. Il camionista ha la bottiglia, ma è più igienico di sti stronzi qua, dei puzzoni, perché fanno finta che c'è, ma non si può usare. Ditemi voi come cazzo la usate un cesso là davanti a mezzo metro da quell'altro, ti scorreggi, non so, se scorreggi, no. L'altro tengono dentro tutto. The second orbital transfer bring... Tra l'altro hanno detto poc'anzi che se non riescono alla prima orbita aspettano, no? Aspettano in orbita, loro aspettano là senza pisciare mai. The sounds two from the phasing orbit, the first two burns bring the Soyuz up to the ISS orbit. The third burn gets the vehicle traveling at the correct speed to stay in the ISS orbit. The burns of the biallelic transfer are calculated based on the precise altitude. Altra roba che insomma non so se vale la pena di fare, probabilmente lo faremo adesso e cambierò il titolo. Space Thrust anche. Of the phasing orbit, and consequently, if the phasing orbit is too high or too low, the Soyuz will not meet up with the ISS as expected. E te crasha, no?
The reason for using a bioelectric transfer instead of the debris, home zero. Bus is that the Soyuz will not only reach the correct altitude in the close vicinity of the ISS, but also with exactly the desired speed. Chi cazzo la filma? Chi cazzo la filma? Sembra... sembra... quelle robe ferme, no? Avete presente che il gioco, no? Il videogioco, quando ci vede l'omino qua in mezzo, lui è sempre in mezzo, qualsiasi cosa succeda è sempre in mezzo, è lo sfondo che si gira in realtà, la tua visuale dello sfondo. Questo qua è uguale, questa roba qua è sempre in mezzo, inquadrata da chi non si sa, niente la distrugge, niente, anche se abbiamo visto prima che esiste un casino di roba in giro, in teoria. Despite these precise maneuvers, what if the thrusters fail to slow down the Soyuz and the vehicle travels too fast as it approaches the ISS? This could end in disaster, with the Soyuz crashing into the station instead of docking. To prevent this from happening, the Soyuz performs an additional sideburn. This changes its orbital plane slightly and makes a collision between the two vehicles come impossible. Si crea il thrust nel vuoto, no? Non esiste Soyuz, la spinta. Navigates in space and looks a radar system which is called Kurs. It looks and usually it cazzo sees the station and locks into the station at around more or less 180 kilometers. At that distance we really don't see the station as probably capito? Navigates in space and looks a radar system which is called Kurs. Sentite bene. Looks and usually it sees the station and locks into the station at around more or less 180 kilometers. No? Il sistema automatico, lui, loro ci dicono tutto, come sempre, non è la NASA, è proprio i mentitori dicono tutto. Il Kurs aggancia la stazione spaziale a 180 km e loro però a quella distanza, cioè a due volte, cioè alla metà della distanza che loro dicono di essere dalla Terra, non la vedono. At that distance we really don't see the station. It's probably, if even if you could see, it's probably similar to any of the stars that are up there in space, but you see on the screen the lock, the software indication that the radar lock 1, lock 2, lock 3, lockless. It depends if the station is illuminated, it's in the sun, then you can see it even if you are relatively far away, but if the station is not in the sun, allora, then you cannot see it non even si if può you vederla. Are close. Additionally, capito? Major non si può vedere la stazione spaziale da Terra. L'ha appena detto lui, perché se non la vedono da 180 km, figurarsi da 400. Temperature fluctuations of ISS elements, such as the solar arrays, must be avoided to prevent structural deformation. Sì. Questo è il particolare della struttura anti-deformazione. Guarda, io non so, io non credo che farei l'astronauta. È come tipo fare il carabiniere, roba del genere. Che cazzo è? Cucito dalla nonna, mezzo storto. Luca Parmitano. Apart from this case, a routine docking sequence is fully automated, and the crew's main task is to monitor the systems to ensure nominal procedures. The Soyuz computer display. Cioè, questo qua sono normali operazioni secondo loro, no? Però ricordo il titolo del video. Uses data from Kurs to provide the astronauts with pertinent information about the rendezvous and docking maneuvers. This is still not enough. Because there might be something inside your ring, some dirt, some debris that is not allowing for qualche detrito. So there is a series of vacuum and depressurizations done in a very astute manner that verifies that each one of these compartments is actually sealed tight. Bisogna mettere bene a posto, perché se no non by the way, all of this takes, non è sigillato. I would say an hour, one to two hours. Sì. Only then
when everything is proved to be sì, fully allora battiamo sealed, sul, only sul then muro. You can open the hatch no, che c'è un interfono wireless, no, battiamo sul and muro. The crew can actually go into the station. And what we usually do is we knock on the hatch that is the ghost on the side. Che cazzo c'è station. Da ridere? They knock back. We know that there's somebody else on the questa other side. Questa è una scena di una tristezza infinita. Adesso attacca la telecamera sul nulla. Space station opening at 11:14 p.m. Central Time. Then it's hugs and smiles. For che trist'uomo. Mastro lindo dei poveri. The astronauts are now safely on board the International Space Station. Sono... their home for the next six sono months. Sono al sicuro nel seminterrato. Tutti contenti. Tante risate, eh? Come ho scritto su Facebook tempo fa. Or seem to. It's a model difficile beccare Samantha Cristoforetti 10 secondi mentre non ride. 10 secondi, basta. 4 feet in diameter. Non esiste. Sono tutti da 9 secondi i tratti dove non there's another one, 2 feet across. 8, 6. Very good for navigating an asteroid field. Yet another is just 5 inches in size. Cioè, per dare un'idea a chiunque, anche a quello che ha aperto il computer stamattina per la prima volta, io, senza fare un cazzo, ho fatto un click, ho cliccato green screen sul video di prima che c'era il tizio con i space debris e quelli che facevano le operazioni nello spazio. E ho fatto solo green screen sul nero e basta, un secondo di lavoro. E pensa a cosa fanno loro con 15 milioni al giorno di soldi che si prendono per fare i cartoni animati. Altro che Star Wars. The smallest is only 2 inches. Which one to use in a shot is determined by the scale of other objects in the scene. To place a ship in motion in space, a model is shot against a blue screen. Oggi è green screen, nostro qua era nel 77. Like the Star Destroyer. Hanno scoperto che è meglio il verde, perché tante cose contengono il blu, quindi venivano oscurate dallo schermo. Each approaching asteroid. Io non dico che fanno così, ma similare, adesso c'è una a blue screen's blue. Questo qua ricorda qualcosa. Cosa mi ricorda? From this film, two maps are created. One black on white. Dietro quella roba lì puoi fare quel cazzo che vuoi, e anche senza di quello, ormai si può fare qualsiasi cosa. E comunque ricordo che loro non si impegnano neanche tanto, perché fanno delle animazioni che si vede che è fatta col poser in maniera 1.0 proprio, senza mettere una texture su quel niente, allungato l'asteroide che ti mettono la foto. Sono tutte robe del computer, una roba di una tristezza infinita, ma non mostrarmi niente. Metti il titolo scritto e basta, c'è l'asteroide, tanto c'è ogni settimana l'asteroide. Pieces of color film and printing. One map generated by the... Sì, tra l'altro, un'osservazione adesso così particolare. Nei time-lapse che si vede così la Terra, no? Del fake station, quei pannelli solari che girano, tutti mezzi storti anche loro, ovviamente, perché... se è fatta così, il pannello solare era così e diventerà così, no? In ogni caso, là, nei time-lapse dove c'è le luci che corrono in verticale, così tipo, no? Là ci dovrebbe essere anche in alto delle luci, riflessi dal sole, di sto space debris, perché ci sono pezzi, là non hanno detto, ma se andate a vedere il space debris satelliti, cercate così, e troverete che ci sono pezzi di satellite che non cadono sulla Terra, loro orbitano in giro tranquillamente, cioè certe robe orbitano a seconda di come gli va meglio, certe cose orbitano, certe cose tendono a cadere, tipo la fake station, se non fa il mio amico Ultraman col spiraietto ogni tanto e cade, la Luna no, la Luna nessuno l'aiuta. Però non cade, però attrae il mare, però lascia l'aria non la attrae, solo il mare. Vabbè, ci sono tante cose da credere, tante. The blue screen prevents the foreground object from registering.
The other does the same for the background. Loro neanche non prendono il modellino, perché sennò sembrerebbe vero, i modellini sono veramente fighi. Loro cosa fanno? Prendono e il computer, devo tagliarmi la barba, se non ho una tipo un cespugliaccio enorme. Prendono il computer e fanno tutto col computer. Per esempio, guardiamo, che ne so. Guarda, cerco solo spazio, adesso vediamo che cazzo succede. Spazio, immagini. Track. Viene fuori questo. Spazio e basta, ho scritto. Già la quinta foto è il tizio finto. Finto questo e finto il tizio. Questo è lo spazio, no? A un certo punto c'è questo. non so, ragazzi, non so che cazzo dirvi. La roba dello spazio è, cioè, potete prendere quello che volete, e tra l'altro non si può smentire, non si può confermare. Si confermare si può, basta credere e si conferma, ti confermi da solo che okay, va tutto bene. È come credere che le tasse servano a qualcosa del genere. Però, cioè, cazzo, è difficile credere a tutta sta roba qua. Cioè, io avevo una tovaglia così, mia mamma si ricorda da piccolo, in campeggio, avevamo una tovaglia così, con questo disegno più o meno, e è bella, no? È bella la tovaglia. Allora, lo spazio, solo gli occhi aperti possono scoprire che l'universo è il libro. Perché non? Ah, ok, perché ecco, vedi la fregatura, ogni volta devi condividere la cosa diversa. Track, e allora va via quell'altra, viene questo. Solo gli occhi aperti possono scoprire che l'universo è il libro della più alta verità. L'universo, questo qua, intendono loro, con gli Smarties qua, con tutta la fascia di Smarties. E intorno alla Terra niente, neanche la Luna non c'è, e Space Debris non parliamo, però Smarties sì, tantissimi, Crunchies, quelli che mettono sul gelato, spazio cosmico. Cioè, più indaghi, più capisci che non è vero un cazzo, è di una tristezza infinita, perché tutti quanti sognavamo, non dico di fare astronauta, ma di un giorno, forse, magari mio figlio, non io, allora forse andrà là, nello spazio. È una delusione infinita. Io ho guardato, non so, penso, giorni interi, sommando tutto, di misteri del cosmo, e i misteri dell'universo, i misteri del Cristo, come dice Verdone. Però se è tutto tempo sprecato. Dopo, tra l'altro, ne ho sprecato altro per indagare su sta roba, perché ho detto, cazzo, non è possibile, che è tutta una balla. E invece, cazzo, era tutta una balla, veramente. Oggi ho spaccato una botta di legno, proprio tutto pieno di legno. Gente, non so che cazzo dirvi, i detriti spaziali non esistono. Come non esistono i satelliti e come probabilmente non esiste un cazzo di nessuno là sopra. Forse sì, perché io, se avessi possibilità di andare e sollevarmi in zona Gagarin, che lo chiamo così perché è quello che è andato più lontano in assoluto, cioè andrei là per fare esperimenti di gravità, quindi potrebbe essere. Ci sono però mille problemi con questa fake station, perché ogni volta c'è qualcuno che fa qualcosa di strano, che primo basterebbe non farlo, la roba che fai così con la mano, invece che fare così, cazzo, passi dritto, no? Invece di fare l'ansa, passi dritto, no, non puoi perché c'è qualcosa che noi non vediamo, solito discorso. E quindi questa gente qua sono quelli che ci hanno detto anche, ricordo, sono quelli che ci hanno detto male incurabile, e adesso ti facciamo convivere col tumore, devi vaccinare perché sennò la legge, 7.000 euro, patria potestà, quelli che ci hanno detto tutte queste altre puttanate qua, che il petrolio sta finendo. Really understand.
signori miei. Hey, you're watching NASA TV, on the air and online, every day, on this planet and beyond. Now I risk un po' di storia. Just as the United States was the first nation to reach the moon in the 20th century, so too will we be the first nation to return astronauts to the moon in the 21st century. And I'm here on the president's behalf to tell the men and women of the Marshall Space Flight Center and the American people that at the direction of the president of the United States, it is the stated policy of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next 5 years. Dobbiamo tornare sulla luna. And let me be clear. The first woman and the next man on the moon will both be American astronauts launched by American rockets from American soil. We need dominance. The president in has space. Directed NASA, Space Force, and Administrator Jim Bridenstine to accomplish this goal by any means necessary. In grande order to applauso succeed, we must focus on the mission. I want the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Consider every available option and platform to meet our goals, including industry, government, and the entire American space enterprise. I want the truth, the whole truth, and nothing but the truth. To dream big and do. History is written by winners, ragazzi. Il resto è cancellato dalla storia, sempre dai winners. The impossible. Volevo mostrarvi una cosa in particolare. Qua c'è un signore che lavora alla NASA, quindi non un terapiatista, un complottista, quelle idiozie che vi siete inventati voi bevitori di stronzate. C'è un signore che lavora alla NASA e fa una domanda, no? Molto interessante. Andiamo direttamente ad ascoltarla. Dov'è la curvatura, signori? My name is Patrick Murphy and I work for the Space Technology Mission Directorate. And so my question is this. Last Wednesday, India held a anti-satellite test. Now this test created a cloud of orbital debris that's flying in low Earth orbit. And so when I think of orbital debris that they're tracking, it's the size of my fist, several pieces of that. That's a good now, question. That's potentially high risk to NASA assets, and more importantly to our NASA astronauts. What's NASA's reaction to that? Thank you. Praticamente il signore gli ha chiesto, no? Dato che si è scontrato, non so che cazzo, un satellite, loro hanno i dati sul computer che gli manda la NASA, i scienziati, e loro studiano i dati sul computer, no? E quindi pensano che sia vero. È come chi guarda la banca e pensa di avere i soldi, in realtà ha un numero sul computer. Se va via la corrente non hai più un cazzo di niente, anche se erano finti. Lui chiede, come mai, dato che si sono scontrati due satelliti, non so, un'altra balla spaziale inventata sempre da loro, non ha importanza, comunque il dipendente NASA chiede come mai, dato che hanno rilevato sempre col computer sicuramente, perché non è che li vedono, altrimenti ci mostrerebbero il filmato. Qua lui gli chiede, scusa, il computer ci ha detto che ci sono, non so, 200.000 spezzettini di robe che sono proprio in orbita bassa, la LEO, Low Earth Orbit. Girano, no? E dato che girano nella stessa orbita della fake station, lui dice, sarà un problema per gli astronauti, no? Che magari vanno fuori, quello che dicevamo sempre noi in sostanza. E approfitto per dire un'altra cosa, a me piacerebbe vedere la fake station, no? Che tanti la zoomano, no? Ecco zoomata 17.000 mph e la zoomi così, come cazzo fai? È ovvio che è finta quella roba là, ovvio, anche perché non esiste un altro filmato simile. Lui dice come mai, no? E adesso vediamo le risposte, perché merita.
cerchio? No, oh, that's a great question, Patrick. Bella and, domanda. There's vediamo un po'. This is a cannonball in and of itself. It is absolutely true that intentionally creating orbital debris fields is not compatible with human spaceflight. Here's what we know about the most recent direct ascent anti-satellite test that was done by India. We know that we have identified 400 pieces of orbital debris from that one da un po' event. Di numeri per confondere. That's what's been identified. Now, all of that cannot be tracked. Beh, abbiamo già space debris. What we are tracking non è un right problema. Now, objects sì, è un big enough to track, realtà. We're talking about 10 centimeters or bigger. Non riusciamo a tracciarli. About no? 60 pieces have been sono. Tracked. Allora, we've got a tracking contento, number and we're able to keep up with where they are. Of those 60, we know that 24 of them are mamma going mia, above the apogee per of dire the International nulla. Space Station. That is a terrible, terrible thing to create an event that sends debris in an apogee that goes above the International Space può Station. Essere un grosso problema. And that kind of activity is not compatible sì. with the future of human spaceflight that we need to see have happen. We are charged with commercializing low Earth orbit. We are charged with enabling more activities in space than we've ever seen before for the purpose of benefiting the human condition, whether it's pharmaceuticals or printing human organs in 3D to save lives here on Earth, or manufacturing capabilities in space that aren't, you're not able to do in a gravity well. Like, all of those are placed at risk when these kind of events happen. And when one country does it, then other countries feel like they have to do it as well. So, Patrick, I'm with you. I get it. I understand it. It's unacceptable. And NASA needs to be very clear about what its impact to us is. Now, lo ringrazio we're tantissimo more della domanda, every hour però that goes è inaccettabile, by non possiamo essere veri molto chiari, però non, so, non abbiamo i dati where sufficienti. E sarete stronzati, NASA comunque guardatevi well il testo, ve lo Joint traducete Space da soli. Center, I guess it's the non ha detto, Space cioè praticamente Center, non, non gli ha risposto. Was that poi the risk gli dice, sono so severi adesso, non mi ricordo, gli dice che c'è il 44% di possibilità che venga colpita la stazione fake. Small debris impact to the International Space Station, the risk went up 44%. Eccolo là, 44, però il traduttore dice 45, vabbè. Low enough in Earth orbit, but over time, this will all dissipate. You go back in time, 2007, direct ascent anti-satellite test for the Chinese. All of that orbit debris is not all of it, but a lot of it is still in orbit. We're still dealing with it. And we're still, è contento, we as a nation are responsible for doing space cazzo, situation 60 anni che ti bevi balle spaziali, che cazzo ti cambierà gli ultimi 10 dopo Crepi? For the entire world, we're doing it for free, compliments of the taxpayer Crepi of the United Bevitore. States of America. From an orbital debris field that was created by another country. Why do we do that as a nation? Because it's the right thing to do. Because we want to preserve. Quante stronzate che si devono sentire questi poveri signori qua. A parte che sono masochisti, perché sono andati là apposta per sentirle. To make sure that our people are safe and that our hundreds of billions of dollars worth of assets in low Earth orbit are safe. Bla 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 bla, che coglione, oh. Buona ricerca, signori.